sono Marilena Verri e mi ritengo una poetessa per caso. E non è un caso che io dica un caso, perché non è per me che scrivo, che scrivevo, ma per ricordare un marito che io ho avuto, che era grande scrittore, grande poeta, che mi ha quasi insegnato a poetare. Ma per capire questo bisogna andare a ritroso, alla nascita. Siamo nate, perché io sono gemella, a San Polo di Piave, nel Veneto. Ed eravamo le ultime di 9 fratelli. Le due gemelle, Marilena e Loredana, sono cresciute fino ai 18 anni insieme e poi si sono separate definitivamente. E la storia è questa. Io ero appassionata di animali, di poesia, a 3 anni già recitavo, mentre Loredana era solo portata per fare la mamma, per portare in braccio i bambini, per cullarli, e avevamo 2 caratteri completamente diversi e abbiamo fatto 2 strade completamente diverse. Noi 9 fratelli, ognuno aveva una sua prerogativa, eravamo tutti appassionati di lettere, di cultura, di letteratura, di teatro e di canto, di musica. Ed ecco che quando io facevo la prima media forse, ho incominciato ad accorgermi che oltre a recitare come avevo già fatto anche da 3 anni in su, cominciavo anche a cantare. E quindi incominciamo a pensare a casa mia che forse sarebbe stato il caso di farmi studiare canto. E così ho fatto. Ho cominciato a studiare pianoforte e a cantare. Sono stata a fare delle audizioni per capire se ero adatta oppure no a seguire quella carriera. Sono stata a fare un'audizione da Toti Dal Monte, che era una cantante molto famosa, e poi addirittura dal papà di Mario Del Monaco, col quale poi ho anche recitato. Ho recitato con la nipote di Mario Del Monaco e ho avuto già i miei trascorsi di teatro, di musica, di canto, tutto quello che poteva rappresentare spettacolo. E poi allora ho avuto un fratello, l'ultimo dei fratelli, che faceva il fotografo, che ha voluto venire a lavorare a Milano, si è preso un appartamentino, e la sorella maggiore nostra, che aveva 15 anni più di noi due gemelle, è venuta anche lei a Milano perché diceva: devo preparare la strada per Marilena, che deve andare al piccolo teatro e deve fare la cantante. E così facemmo. Sono venuta a Milano a 18 anni e nel frattempo questa sorella mi aveva telefonato dicendomi che aveva conosciuto un mezzo genio, perché allora si usava andare al bar a vedere Lascia o Raddoppia, e lei aveva conosciuto questo ragazzo, secondo lei molto dotato, e mi disse: quando arrivai a Milano te lo presenterò. Io arrivai di giovedì, il venerdì telefonò, questo ragazzo venne a casa nostra, ci conoscemmo e da quel giorno non ci siamo più lasciati per 36 anni, fino a che il destino crudele non ci ha separati definitivamente. Questa è in sintesi la mia prima motivazione per essere venuta a Milano e per aver iniziato a fare la carriera di artista. Questo artista, aspirante artista, di cui sto parlando, si chiamava Vincenzo Di Lalla ed era un ragazzo dotatissimo, sapeva scrivere bene, sapeva comporre musiche straordinarie, pur non avendo fatto nessun tipo di scuola, né di musica, o se non pochissimo, né di letteratura, di scuole, perché veniva da Vico del Gargano, era appena finita la guerra, e lì era difficile andare a scuola, avere le possibilità anche per farlo. E quindi io ho capito che questo ragazzo molto dotato aveva bisogno di essere aiutato, e siccome ci siamo innamorati, e io mi sono innamorata ancora di più, ho deciso
di abbandonare tutte le mie velleità artistiche per andare a lavorare e per aiutarlo. Quindi ho lasciato il piccolo teatro, ho lasciato il canto e sono andata a lavorare, sperando che prima o poi, avendo lui quelle qualità straordinarie di cui vi ho parlato, e avrebbe avuto fortuna e successo e saremmo riusciti a vivere del suo lavoro e io avrei potuto smettere di lavorare. Però purtroppo la vita con lui è stata molto cattiva, molto crudele, perché ogni cosa che intraprendeva quando faceva dei programmi con delle persone anche molto importanti alle quali sottoponeva i suoi lavori, succedeva sempre qualcosa, qualcosa andava storto, qualcosa non funzionava, qualcuno si ammalava, qualcuno falliva. Sempre, sempre è stato un suo destino tanto crudele, come dico sempre io. Purtroppo a 58 anni si è ammalato gravemente e a 60 se n'è dovuto andare. Però lui ha lasciato tanti lavori, tante opere e intendo dire poesie, commedie, racconti, e musiche, canzoni e musiche classiche e anche dei disegni perché era bravo anche a disegnare. E quando io mi sentii più scoraggiata che mai perché l'avevo perduto ed era ancora, aveva appena 60 anni, pensai come avrei potuto vivere senza di lui. Ma mi venne in aiuto il suo lavoro. Un giorno mi lessi una sua commedia e dissi: qualcuno mi ha messo sulla sua strada perché io lo possa far ricordare e conoscere. Così ho partecipato a moltissimi concorsi, mi sono data proprio da fare con tutti i suoi lavori, naturalmente, musiche, canzoni, poesie, e ne ho portato a casa in poco più di 10 anni più di 80 premi e di conferme e di successi. Questo mi ha confortato tanto perché ho capito che io avevo riposto bene la mia speranza per lui di rivalsa, di successo, di novità nella sua vita, di poter far sì che si vivesse del suo lavoro, delle sue musiche. Ma solo postumi sono arrivati tanti premi e così sono stata in tutto il mondo e ho portato a casa tanti bei premi, tanti trofei, perché in molti posti c'erano più concorsi e lui portava magari a casa 3 trofei, quindi non era mai solo un primo premio, ma sempre anche trofei. E ho tante antologie con tutte le traduzioni dei brani, delle opere che avevo allegato al concorso e nella lingua del posto. Questo per quanto riguarda la mia vita senza di lui. Però ad un certo punto mi sono resa conto che essendo venuto lui da Vico del Gargano a 16 anni, 17, a Vico non sapevano nulla di quanto Vincenzo avesse fatto come opere, come lavori, le sue qualità, nessuno lo conosceva. E quindi cominciai a scrivere al sindaco che non mi rispose, poi guardando sul sito internet trovai la biblioteca. Trovai il nome del direttore della biblioteca di Vico del Gargano, il dottor Mario Afferrante, e gli scrissi una lettera. Anzi, ricordo che la scrissi perché ero molto addolorata in quanto c'è stato il Giro d'Italia che era passato per Vico e quando il giornalista disse: passeremo per Vico del Gargano, paese dell'amore, perché lì c'è il vicolo del bacio e della città dell'amore, e poi nota per l'olio, i suoi cibi, le qualità, il miele, i prodotti naturali, le arance soprattutto, però non disse, perché non poteva dirlo, paese di Vincenzo di Lalla. Questa cosa mi ha talmente addolorata che ho voluto appunto scrivere alla biblioteca, visto che il sindaco non mi aveva risposto, alla biblioteca spiegando che Vico aveva dato i natali a Vincenzo di Lalla. E
questo grande, intelligente persona, questa signore, dottora Ferrante, ed insieme a lui anche il Michele Lauriola, che è il direttore della tipografia che c'è lì a Vico, che faceva il giornale fuori porta, il giornale cartaceo, accolsero questa mia dolente lettera e mi seppero rivalutare e valutare. E così incominciò la mia storia con Vico. Sono andata più volte a Vico, ho fatto spesso la presentazione da sola dei lavori di Vincenzo, spiegando chi era, portando i suoi lavori, cantando le sue canzoni, leggendo le sue poesie, anche brani delle sue commedie. Ho cercato in tutti i modi di farlo conoscere il più possibile. Un giorno sono andata dal sindaco, sapendo che lì c'è il vicolo del bacio, gli recitai una poesia, perché ritenevo che fosse la più adatta ad essere messa proprio sulla piazzetta del vicolo del bacio. Gliela recitai, si commosse e mi disse: gliela faccio fare. E così, il 14 di febbraio, giorno di San Valentino, nella piazzetta del vicolo del bacio, col sindaco, abbiamo scoperto una porcellana che reca la sua poesia, la poesia di Vincenzo, di Lalla, con il disegno anche che ha fatto sempre Vincenzo, che come ho detto sapeva disegnare bene, e abbiamo inaugurato questa bellissima porcellana intitolata Il nostro amore. Di bacio in bacio si è fatto tardi e non è stato che un attimo. Per noi il tempo è sulle labbra, per noi la vita è stringerci. Questo stringerti col vicolo del bacio che è largo 60 centimetri non può che essere la poesia adatta al luogo e al romanticismo di questo luogo e all'idea del vicolo del bacio. Dopo questo, non contenta perché sono molto difficile da accontentare nei limiti, ho chiesto al sindaco se avrebbe potuto farmi un cippo al cimitero, per onorare sempre la memoria di questo grande artista, purtroppo morto sconosciuto. Anche questa volta il sindaco mi disse di sì. Mi disse: però lei mi deve mandare un disegno. Allora io ho creato il disegno e adesso, l'abbiamo inaugurato, fatto già nel 2014, c'è un monumento alto 2 metri di marmo di Carrara, dove io ho fatto scrivere sul marmo le note, è il testo della canzone Vico del Gargano che Vincenzo ha dedicato al suo paese. Anche questa è stata una mia grande vittoria. Ma come dicevo, io non mi accontento facilmente. Ora mi ero messa in testa ultimamente di fargli fare un museo per poterlo far ricordare per sempre dai suoi concittadini. Gli anni sono passati perché il sindaco mi diceva sempre che non riuscivano a trovare un locale adatto a fare questo. Allora io ho cercato un locale, l'ho acquisito e l'ho donato alla Proloco. E lì ho istituito un museo che è diventato la Casa degli Artisti Vincenzo di Lalla, dove ho portato tutti i suoi mobili, il suo pianoforte, il suo organo, i mobili che lui aveva fatto quando noi ci siamo sposati, perché il suo lavoro era falegname, perché i suoi genitori e suo nonno anche facevano parte di una famiglia di intagliatori del legno, artistici però, intagliatori artistici. E mio suocero mi ha fatto dei mobili che sono ora nel museo, che sono bellissimi, tutti intagliati. E quindi abbiamo portato anche tutto quello che c'era qui a Milano della casa di Vincenzo di Lalla. Chi vorrà andare a visitare e trovare tutti i suoi premi potrà vedere tutte le cose che gli sono appartenute, perché lui si era fatto il mobile per il computer, sapendo fare il falegname, perché come dicevo, quando era piccolo, giovane, aiutava il nonno in questo laboratorio di falegnameria, quindi il mestiere l'aveva imparato, era l'unico mestiere che aveva imparato. Però purtroppo lui fischiava dalla mattina alla sera e il nonno lo zittiva, ma non c'era verso, lui si distraeva e fischiava.
Un giorno il nonno si è arrabbiato e ha detto: è finita la stirpe di Lalla. È uscito ed è andato ad iscriverlo alla banda. E così Vincenzo di Lalla ha incominciato a prendere lezioni di musica e ha incominciato a suonare il corno. Soltanto che lui non era adatto a fare l'esecutore di musica, perché anche quando negli anni suonava delle musiche scritte da se stesso sul pianoforte, perdeva il segno e io gli dovevo segnare dov'era, perché mi diceva dove sono, dove sono, e gli segnavo dove stava suonando. Aveva una mente effervescente per quanto riguarda la musica, diceva: mi sento fatto tutto di musica, ed era vero, perché ha fatto tante improvvisazioni, tantissime improvvisazioni, e ho tutto il suo materiale, perché inizialmente, negli anni, parlo degli anni 60, le registrazioni si facevano nelle bobine, poi le abbiamo passate nelle cassette e poi dalle cassette io le ho dovute far passare sui CD per poterle ascoltare, e tuttora ho ancora un centinaio di cassette di improvvisazioni di questo grande talento Vincenzo di Lalla, che non finirà mai di stupire chi si avvicinerà ai suoi lavori. Devo menzionare tra i premi che ha avuto uno dei più importanti: uno al Parlamento europeo a Bruxelles per le sue poesie, tre, come ho detto, a New York, dove abbiamo fatto anche la sfilata del Columbus Day, vestiti da Dante e Beatrice, io vestita da Beatrice, e abbiamo avuto un tripudio da tutti gli italiani e anche non italiani che erano lungo il corso della Quinta Strada. È stata un'emozione grandissima, e io col libro di Vincenzo, perché dimenticavo di segnalare che a tutt'oggi io, per Vincenzo, per necessità, ho dovuto scrivere dei libri per raccontare la sua vita, altrimenti come facevo a farlo conoscere? E quindi ho scritto 9 libri che sono a disposizione anche di chi va a visitare il sito. Perché io ho fatto un sito per Vincenzo, un sito internet naturalmente, www.vincenzodilalla.it, dove c'è tutto completo il suo operare, le sue poesie, lette anche da me e anche solo scritte, le sue musiche, alcune cantate da me, alcune solo scritte, le sue commedie, tutto è leggibile e fruibile, tutto gratuitamente. Io spero solo che qualcuno possa andare a visitarlo, perché è molto molto interessante. E però tra questi, stavo dicendo prima, ho perso un po' il filo, che ha avuto un grande premio, il premio Fersen per il teatro, con una commedia giallo-comica che è intitolata La gabbia. Ed è una commedia divertentissima, si ride veramente dall'inizio alla fine, la si può vedere perché c'è anche il filmato sul sito. E ora che ho fatto anche questo, che c'è il suo museo, posso avvicinarmi all'appuntamento di quella signora brutta nera che ci sta aspettando. Prima o poi ci viene incontro e mi saluterà e mi porterà via con sé. Però io vado via tranquilla, perché so che Vincenzo di Lalla resta al suo paese natale, e chiunque vada dentro può vedere le sue cose, quello che è stato suo e quello che ha fatto, tutto il suo lavoro, e si potrà dire: a Vico è nato Vincenzo di Lalla. Perché, povero Vincenzo, diceva: non sono mai nato io qui. Questa frase mi fa malissimo e non la voglio sentire, deve essere cambiata. A Vico è nato Vincenzo di Lalla. Quando mi chiedono perché scrivo poesie e perché ho scritto dei libri, io rispondo che sono stata obbligata a farlo, perché chi avrebbe conosciuto la vita del mio Vincenzo di Lalla se io non ne avessi scritto la storia per lasciare documentazione a chi legge di quello che è stata la sua vita, i suoi dolori, i suoi trascorsi, e anche la nostra grande e bellissima, indimenticabile, incancellabile storia d'amore? Pensate che ho desunto dalla mia vita il fatto che, dai 18 anni in su, da quando ho conosciuto Vincenzo di Lalla, io sono vissuta solo per
per lui, per cercare di farlo conoscere, per aiutarlo e per portare al mondo le sue opere eccezionali. Questo non mi era riuscito quando lui era in vita, a lui stesso non è riuscito. Però ora che lui non c'è più, da 26 anni ormai, il suo lavoro c'è e più che tutto ora è rimasto nel suo museo che, ripeto, abbiamo inaugurato il 16 ottobre del 2021. La mia grande conquista. Lì chi vorrà andarlo a trovare, entrando, troverà scritto: guardami dentro, vedrai un mondo. E questo era Vincenzo, un mondo inesplorato e che man mano cerco di far conoscere e di far apprezzare. Sull'apprezzamento non c'è problema, perché i premi che ha avuto in questi anni in tutto il mondo mi dicono che ho fatto bene a mandare in giro i suoi lavori e a cercare di farli conoscere e a cercare di farlo conoscere. Quindi, come ho detto anche all'inizio, io mi sento poetessa per caso, perché io scrivevo sempre poesie anche da giovane, ma non le facevo mai leggere a nessuno perché non ritenevo fossero poesie da divulgare. Ma è stato solo quando Vincenzo non c'era più e c'erano dei concorsi a tema e non avevo il tema da parte di lui, allora ho incominciato a scrivere io qualche poesia mia e a mandarla. E proprio al primo concorso dove c'era a tema il gatto, io ho avuto il mio primo premio e questo mi ha dato un coraggio da leone. E così ho iniziato a scrivere anche le poesie, ossia a divulgare le mie poesie. E però mi è servito per poter giudicare ed apprezzare le poesie di Vincenzo, quelle che lui ha scritto e firmato, ma anche quelle postume, perché ho ancora molte poesie, molti testi, molti soggetti di poesie, di brani che lui non ha potuto terminare, ma che io ho potuto anche capire avendo anch'io, diciamo, acquisito il sistema per scrivere le poesie. Ma non bastano le poesie, questo è il punto. Io poi ho dovuto scrivere la sua biografia e chi altri se non me stessa avrebbe potuto scrivere la vita sua? Siamo vissuti insieme, sempre in simbiosi, e questo ho potuto fare e dovuto fare. E alla fine, tirando le somme, mi sono accorta che ho scritto 9 libri. In tutti i libri ho cercato, anche se erano solo a volte solo miei, perché ho scritto dei libri di ricette in rima, in poesia, tutte da fare comunque, però ho sempre messo anche i suoi disegni perché ho sempre voluto averlo con me nel mio contesto. Allora adesso non posso far altro che leggere qualcosa da ogni libro, perché il mio vanto è questo: non ero scrittrice, non ero poetessa, ho scritto poesie ed anche libri. C'è quasi di che ridere, però è anche un orgoglio. Allora posso cominciare a farvi vedere qualcuno dei miei libri e posso anche iniziare a leggervi qualcosa da questi libri. Questo è il libro Aghi nel tempo ed è il primo libro cronologicamente su cui ho lavorato, che mi è costato tanta fatica, perché il primo libro è veramente faticoso, dopo si impara anche qualcosa, ma con il primo ho faticato. Questo sono le poesie firmate da Vincenzo, le sue approvate, e in questo libro alla fine ho voluto mettere anche i testi delle canzoni, perché come detto Vincenzo Di Lalla ha composto anche moltissime canzoni ed ha dei testi superlativi, alcuni dei quali sono in questo libro. Questo libro è Aghi nel tempo e ecco come si presenta. Questi siamo noi due abbracciati, su cui Vincenzo ha sempre lavorato. Era una fotografia che ci aveva fatto mio fratello quando eravamo fidanzati. E poi su questa fotografia ha sempre lavorato, ci ha sempre disegnati in tutti i suoi momenti buoni e non buoni, sempre noi due abbracciati. Questo abbraccio continua anche ora che lui non c'è più. Comunque inizio col farvi sentire una poesia che è la sua dedizione totale a Dio, perché
Il suo destino non è stato felice, però si è dato al creatore e ve la faccio sentire, intitolata E così sia. Tu, che mi hai aggiunto a questo mondo, non m'hai detto d'essere assoluto. E ora che mi sento così arido, pure devo dirti così sia. Solo nel silenzio mi rispondo perché è chiaro ciò che si è voluto. E la risposta è Dio. E così sia. Ora passo a leggermene qualcun'altra, sempre dal libro Aghi nel tempo. Questa è quella che ha dato proprio il titolo alla serie. Naturalmente il titolo l'ho messo io nel libro, però Aghi nel tempo è una sua poesia. Permettimi altri pensieri, affinché i gesti ritornino alla meraviglia dimenticata delle nostre paure. Se taci, risalirò a Dio e adorerò le tue lacrime. Le mie condizioni sopporterai con la fatica di un respiro. A mia moglie. Chi lo direbbe che sotto il profumo ha gli occhi cinici? È una fuga la sua vita e io sono il suo laccio. Uccellini, uccellini, prestatemi le vostre ali affinché possa portarle sulle nuvole. Io ho ali di insetto invisibili. Tanta acqua bagna le mie lacrime. Niente si vede. Sulle cime dei miei monti non cade neve. C'è stato, ci sarà un perché. Forse mi ritrovo ogni mattina e non so chi sono, eppure tanti anni ci sono alle mie spalle. C'è un bambino, un giovanotto, un semi-uomo, un uomo, forse. Ma non sono certo di parlare di me stesso. Non posso rivolgermi neppure tante domande, perché le risposte le conosco già prima. Davanti c'è qualcosa, forse. La vecchiaia, forse. Malattie, forse. Dolori, questi senz'altro. Intanto, oggi è un nuovo giorno e non so chi sono. Queste sono le sue poesie firmate da lui. Ora invece devo mostrarvi il libro delle poesie postume. Come ho detto, ho fatto una scelta perché anche queste sono in carta, scritte a mano, a volte con la macchina da scrivere, poi con il computer che anche lui aveva conosciuto e trovato e era felice di avere il computer musicale che mentre lui suonava gli stampava anche la musica. Era tanto felice di questo, ma la sua felicità è durata poco, perché la vita se l'è portato via e, come diceva lui stesso, ucciso dalla vita. Questo libro l'ho intitolato, sempre con una frase di Vincenzo di Lalla, al quale io mi rimettevo sempre per intitolare i libri, perché anche il titolo è molto importante. E che cosa di più bello delle frasi scritte da lui? Questa frase l'ho trovata e l'ho voluta mettere come titolo di questo libro. Non si chiude così il mio capitolo. E tuttora non è chiuso. Lui l'ha scritto, preconizzato,
però forse non poteva neanche sperare che un giorno sarebbe rimasto nel suo museo a perenne ricordo a Vico del Gargano. Questo mi inorgoglisce molto e mi fa sperare in una vita per lui eterna, perché questo meritava, per la sua bravura, per la sua originalità, per i suoi sacrifici. Non ha avuto riscontri felici in vita, ma li sta ottenendo dopo la morte. E io li sto veicolando. In una frase lui ha scritto: ed io cammino in te. Ed è proprio quello che sto facendo. Dopo la sua scomparsa, io sto camminando portando il suo lavoro. E camminerò finché avrò fiato, finché avrò vita. Dopodiché, quando non ci sarò più, ci sarà il suo museo, con i suoi lavori che tutti potranno vedere e di cui tutti potranno godere. Ammiratelo perché lo meritava. Vi leggo qualche poesia anche da questo libro. Qui ci sono anche delle canzoni, c'è anche il CD annesso e quindi c'è anche qualche testo di qualche canzone. Come ho detto, ha scritto dei testi meravigliosi. Anche qui ho l'imbarazzo della scelta perché anche le poesie sono bellissime, credetemi, fare una scelta per leggerne qualcuna è diventato difficilissimo per me, lo è sempre, anche quando devo mandar via ai concorsi i suoi vari testi, c'è sempre il dilemma, quale scelgo? Una scelta a volte la devo fare, comunque sia, scelgo e scelgo sempre bene. Ecco, allora vi leggo qualcosa, qualche poesia. Ah no, qui vi leggo qualcosa che lui ha scritto a me, che io ho trovato nell'agenda, da un'agenda del 1978, e ho trovato scritto questo, divertente, che riguarda proprio me, ma devo farvela sentire perché è divertentissima. Furori di mia moglie. Che vi devo dire? Ha gli occhi al posto delle orecchie e mi ascolta osservando. Mi toglie il brio, la fantasia, la gioia di dire un po' di stupidaggini. Ma quanto a separarci, neanche a parlarne. Supponiamo che avesse gli occhi sotto la fronte come me, annebbiati da sogni celestiali e da vane visioni. Si vivrebbe in una stalla, nella mia barba incolta, nella sporcizia del pavimento, nei fuochi spenti dei fornelli e moriremmo affamati. Saremmo nel buio della mia vacuità. Vivremmo come due mosche fra i rifiuti, mentre con le sue orecchie visive siamo due farfalle che svolazzano felici nel cielo limpido. Però io devo parlare con le nuvole, è il mio destino. Del resto, la natura compensa tutte le cose, come la pigrizia di scrivere queste righe che col suo spirito ella mette giù. Che coppia! Ora io gli rispondo. Enzo mio caro, rispondo con tanto amore ed orgoglio a questo spiritoso scritto che ho trovato solo di recente tra i tuoi innumerevoli, direi infiniti appunti. Per quanto io legga tra i vari fogli, scopro sempre qualcosa di nuovo e tutto degno di nota e veramente bello. È un incredibile patrimonio letterario e musicale che ingigantisce di giorno in giorno. Sono addirittura arrivata ad immaginare che nel tuo ultimo e definitivo giaciglio, al tuo fianco continuino a spuntare manoscritti, annotazioni, riflessioni, battute, note, canzoni, musiche. Un vero florilegio di idee che la tua irrefrenabile fantasia produce e che fa sgorgare, scusatemi, continuamente tra le mie mani. Ti ringrazio per quello che mi hai lasciato e grata alla sorte che mi ha messo sulla tua strada e sul tuo cuore per 36 anni. Nascondendo il dolore di averti perduto troppo presto, ho l'orgoglio di divulgare le tue opere portando il tuo nome in tutto il mondo. Hai ricevuto, ahimè, solo postumi, più di 70 premi molto prestigiosi ed importanti, nazionali ed internazionali. E sulle antologie dei concorsi i tuoi versi sono stati stampati e
e tradotti nelle varie lingue del posto. Io ho fatto pubblicare le tue poesie in Aghi nel tempo e i tuoi racconti in Lo spazio passa come il tempo. Hanno pubblicato la tua commedia giallo-comica La gabbia, il tuo radiodramma autobiografico Gerarda, che verte sulla nascita del nostro amore. Quest'anno ricorre il 15° anniversario della tua prematura scomparsa ed ho pensato di renderti omaggio con questa raccolta di versi postumi super premiati ed apprezzati e che ti presentano una volta di più come un grande. Lo spirito che mi riconosci mi serve anche ora per continuare nella mia missione e mi sprona a fare sempre di più nella speranza che la tua fama, seppure tardiva, ti renda eterno. La tua farfalla, Marilena. Credo di avergli risposto a tono e con questo faccio sempre il modo di mandare giù un boccone sempre amaro, ma che rimane indelebile nel cuore. Qui ci sono tante poesie che vorrei leggervi, ma una in particolare. Libera come un'idea. Tu non ami nessuno, anima. Ami un'idea, ma come un'idea sei libera di trasformarti in un'altra idea, un'altra speranza, un altro sogno. Queste sono tutte frasi e le poesie che ho trovato scritte a mano da lui e che sono veramente stupende. Questa dedicata alla gioventù mi piace particolarmente perché in questo periodo vedo i giovani che non sono ben seguiti o non sono adatti a questi tempi probabilmente e lui l'aveva notato. Ma è davvero questa la gioventù? Giovane mangia giovane, la gioventù si divora la giovinezza si divora il proprio entusiasmo. L'uomo muore per l'egoismo, scivola come un abbandono. Italia nuova, Italia diversa, Italia. Anche questa poesia la trovo molto particolare. Qui poi ci sono, oltre a queste poesie, invece ci sono dei testi di canzoni, perché anche le canzoni, come ho detto, rispecchiano il suo animo di poeta e sono testi bellissimi. Ad esempio questa, puoi tu giurarmi amore che spunterà domani il sole? Non puoi, perché tu nulla sai, di certo. Hai solo il mio amore. È in me e non negli altri che troverai la verità che vuoi tu. Il mondo è apparenza. La realtà è in noi. L'amore che è amore sempre, sempre vivrà, perché purezza è il suo seme. Vive di sé e respira di sé. Non ha confini. Nello spazio. È in me e non negli altri che troverai la verità che vuoi tu. Il mondo è apparenza. La realtà è in noi. Questo è il testo di una canzone, non è solo una poesia, ossia è il testo di una canzone ed è una poesia. E così le sue canzoni avevano sempre anche i testi fantastici. Ad esempio questa, che è anche una delle canzoni sue più belle, che io ho cantato lirica, anche se indegnamente, perché da cantante lirica ho cantato le sue canzoni, ma solo come provini, in cerca di cantante che possa farlo più degnamente di me. Questa è intitolata Nell'eternità del vento. Spazio immenso e misterioso, dentro un sogno che è nel sogno, ombra di fuoco, la stella lo illuminerà.
emigriamo nel futuro e cerchiamo un orizzonte. Non hanno gloria i sogni per noi due quaggiù. Nuovi mondi intorno a noi, tutto presto cambierà ed il coraggio più forte poi ci guiderà. Nell'eternità del vento, l'altalena della vita ci troverà poi sospesi ad un filo d'amore. È già tardi e della vita non sappiamo proprio nulla. Vediamo sempre le gocce del sole cadere. Questa è poesia, vera poesia, ed è però il testo di una canzone che è altrettanto bella. In questi libri ci sono anche i suoi disegni, ad esempio in questa ho messo anche le sue perché oltre ad aver fatto disegni ha fatto anche tante caricature che ho sempre cercato di mettere anche nei testi, nei libri che ho scritto. Ora proseguo con altri libri che sono in ordine cronologico di come li ho fatti stampare. Questo è Lo spazio passa come il tempo. Qui ci sono i 7 racconti che lui ha lasciato finiti. All'inizio qui c'è L'albero, che è una storia commovente di un ragazzo che rimane in carrozzina per un incidente e che lui ha lasciato, che io ho trovato, che non conoscevo tra i suoi scritti, ed è stato il primo che ho mandato ai concorsi e proprio ha avuto il primo premio in moltissimi concorsi cui io ho partecipato, che sia per leggerlo che per ascoltarlo, perché ne ho fatto anche una clip facendo un riassunto che è venuto veramente delizioso. Chiunque lo legga si commuove e ammira anche questo grande scrittore. Qui ora non posso leggerlo perché ci vorrebbero dei minuti, ma posso solo leggere però in questa retro di copertina la poesia che lui ha scritto. Futuro, tu vieni ad ogni ora ed io ti aspetto ad ogni istante. Attimi eterni di ritardo, momenti sospesi di paure, abbagli, rassicurazioni. Vivere è coraggio, ebbrezza del tempo, indispensabile come la luce e l'ombra. Chiediamoci sempre scusa, spogliamoci con tutti, ma non con noi stessi. Compiamo l'impresa di amarci. Tra luce e fuoco, il sole consuma se stesso e i nostri destini. In questo periodo poi ho fatto una pausa perché una mattina mi sono svegliata e di getto ho scritto una decina di ricette, ricette in poesia e addirittura tutte a sfondo umoristico, però fattibili. Quindi mi sono chiesta, e adesso cosa ne faccio di queste ricette? Beh, ne farò un libro. Detto fatto. Ho scritto queste poesie e ne ho anche avuto grandissimo successo, anche al Salone del Libro di Torino sono stata premiata come scrittrice dell'anno, più volte per la verità, poi è successo. E naturalmente ho sempre usato anche i disegni di Vincenzo, perché erano sempre molto adatti alla bisogna. Questo libro è intitolato Poesie, puntini puntini, da mangiare e da bere, perché quelle dell'inizio sono ricette anche, come ho detto, da utilizzare come tali, e poi la seconda parte invece è da bere, nel senso che lì ho messo delle poesie anche magari un po' più serie, della mia serie di poesie. E comunque ho iniziato poi mettendo in copertina questo disegno, dove io ho scritto questa frase: l'uomo cucina e la donna ti cucina. Questo è il libro. Adesso anche qui ho l'imbarazzo della scelta perché sono tutte buone e belle da fare. Però cominciamo, questa è stata la prima che ho scritto di quella mattina. Capperi, che poesia! Con la melanzana del prezzemolino, del pan grattugiato, dell'aglio pestato, i capperi buoni coperti di sale, insieme mischiati con olio conditi.
divisa in due parti la protagonista, coprire col tutto le belle metà. Al forno o sul fuoco per circa mezz'ora e la meraviglia si trova poi là. Perché non vi sembra poesia saporita? A me sì. Poi, siccome la mattina invece che pulire casa, io molto spesso mi metto a poetare, a scrivere poesie, ho scritto questa poesia, La casa della poesia. Ho avuto un'idea questa mattina e di corsa mi precipito a sfruttarla, scrivendo qualche riga come posso. Qualcuno mi dirà, ma cosa fai con quello che comporta una famiglia? Tralasci tutto e ti metti a usare la penna. Passa l'aspirapolvere, cucina un bel pranzetto, pulisci un po' quei vetri. Sarà vero anche questo, ma vuoi mettere la polvere che gira quei pensieri che ho dentro la mia mente? Vuoi mettere un ragù o le polpette col sugo succulento del cervello? Vuoi mettere due righe messe giù su un foglio che era bianco e poi non più? È meglio sporcare una pagina che lavorare come tutti fanno. Ed è meglio dare sfogo all'indole che passare le ore a rassettare. Donna di casa, sì, ma della casa della poesia. Questa è... E qui, come detto, ci sono queste ricette che comunque si possono fare. Vi leggo l'ultima di questa serie. Si finisce nel caffè. Sciolgo nel burro di farina un cucchiaio, rimescolo bene e ne faccio un impasto. Non metto del latte per far besciamella, piuttosto ci verso del vero caffè, zuccherato a dovere e caldo se c'è. Rimescolo sempre e ne faccio una crema. Se è densa ci aggiungo ancora caffè e se poi mi aggrada ci metto il cacao, sia dolce sia amaro, che dà un buon sapore. Quel nuovo budino che sembra normale sarà una sorpresa e saprà di caffè. Negli anni poi della scomparsa di Vincenzo c'è stato un periodo in cui gli ho scritto delle lettere perché gli confidavo tutte le mie preoccupazioni, le mie tristezze ed anche i miei successi, perché ogni cosa che riuscivo a fare, ogni concorso cui riuscivo a dargli lustro, e naturalmente l'eccitazione mi faceva scrivere per farglielo sapere. E quindi mi sono ritrovata un giorno a leggere questo diario di mie lettere a Vincenzo. E anche di questo ho pensato, cosa ne posso fare? E ne farò un libro. E così ho fatto. E ho scritto questo libro, che ho intitolato io questa volta col titolo mio, non preso da Vincenzo, Diario imperfetto di un amore perfetto. E qui posso farvi sentire qualcosa di quello che, di come ho iniziato a scrivere le lettere. Quando c'è stato il Giro d'Italia che è passato per Vico, e io gli ho scritto una lettera a Vincenzo perché era un momento per me molto triste e ve lo faccio sentire. Il Giro d'Italia da Termoli a Peschici attraversa tutto il Gargano. 16 maggio 2006. Caro Enzo, sei nato a Vico del Gargano e nessuno lo sa. Località famosa per l'olio, il vino, ha detto il cronista del Giro d'Italia, e solo io purtroppo avrei potuto dire paese noto per avere dato i natali ad un genio della letteratura e della musica, Vincenzo di Lalla. Ho visto la tua foresta umbra, Monte Sant'Angelo, San Menaio, e alla fine ho visto Peschici, e tutto questo per fare, unica al mondo, onore a te, alla tua arte, alle tue virtù, al tuo dolore di mai nato nel tuo Gargano. Sento copiose lacrime uscire dal mio cuore e mi fanno un male tremendo, direi insopportabile. Ammiro strade e panorami bellissimi, sento la tua voce che me li decanta. Hanno parlato di Vico e del convento,
Per me famoso perché da te super nominato nei tuoi vari racconti del tuo paese con la P maiuscola come nel tuo cuore, ma con altrettanto grande lettera, vale a dire D come dolore. È straziante per me questo pomeriggio per i ricordi dolci e amari che mi suscita e quindi voglio scrivertelo per dovere di turbata moglie incapace di aiutarti oltre. Onore alla tua travagliata e sfortunata vita, cosparsa solo di tenerezze e amore fra noi due, ma castrata da una fortuna soffocata, affogata in dune di sabbie mobili impietose e prevaricatrici su ogni velleità, su ogni speranza. Si può dire, si può quasi morire tante volte nella vita, ma questa è veramente la più realistica. Ciao mio. Questa lettera poi mi è servita perché l'ho mandata al direttore della biblioteca di Vico del Gargano, professor Maria Ferrante, e alla redazione di Fuori Porta, che è il giornale di Vico del Gargano, giornaletto azzurro si chiamava, che ancora è ripreso anche attualmente. E da quella lettera, perché con quella lettera ho voluto informare Vico del Gargano che non conosceva Vincenzo e le sue prerogative, in quanto lui ha lasciato Vico a 16 anni e poi, salvo qualche viaggio che poi abbiamo fatto insieme, non ci era mai più andato, non poteva mai spiegare che cosa stesse facendo, perché non avrebbero capito, lui stesso non era sicuro di avere le qualità sufficienti per sfondare, come si dice in gergo. Ma io ho voluto farlo sapere a Vico e da quel giorno, da questo frangente, è scaturito tutta una serie di incontri e di conferenze che io ho organizzato di presentazione a Vico, ai concittadini, perché sapessero di aver avuto un grande artista, ma soprattutto sentissero le poesie, le musiche, vedessero i suoi disegni, e sapessero che era un grande commediografo. E tutto questo mi è servito negli anni per farlo conoscere, che non lo conoscevano. Ora sto ancora portando avanti il suo discorso, lo porterò finché ci sarò. Quando non ci sarò più io, ci saranno sempre le sue opere a parlare di lui stesso. Che è sul retro della copertina del mio libro Diario imperfetto di un amore perfetto, sul retro c'è la fotografia di un oleandro che lui aveva piantato nella nostra casa, dove abbiamo abitato insieme per 36 anni. E io l'ho portato nella mia casa nuova ed è tuttora vivo e ho lasciato uno scritto anche all'oleandro. Scrivo ad un oleandro perché è vivo e mi può sentire e vedere. Si chiama Enzo. Lui stesso l'ha piantato tanti anni fa ed ancora respira tra i miei sospiri. Anche questo è realtà. Tuttora questo oleandro vive nel mio terrazzo. Presa dalla smania delle mie ricette, alla fine, infatti l'ho intitolato Ci ho preso gusto. Ho scritto ancora alcune poesie di ricette, naturalmente, non sapendo anche per queste che cosa farne. Ho fatto un libretto molto piccolo, ma sono sempre queste ricettine fatte con pochissimi ingredienti, però tutte, ridico, tutte fattibili, con semplicità, con pochissime spese, ma scritte per essere cucinate. Ho sempre qualche riscontro di qualche signora, qualche persona che mi dice che ha letto le mie poesie e ha cucinato a modo mio. Questo, infatti, come avete visto, l'ho intitolato Ci ho preso gusto, perché così è, quando si inizia a fare qualcosa e poi ci si prende gusto e si continua a farlo. E questa è, poi ci avevano dato ai poeti dell'Ariete, di cui io facevo parte qui a Milano. Era un bel complesso poetico, ci avevano dato a tema calda poesia. E
E io ho scritto questa poesia. Calda poesia o poesia calda? Ho provato a mettere al forno una poesia. Non è mica male, sapete? L'ho vista lievitare piano piano, si è ingrandita, rosolata, colorata e alla fine si è caramellata. Poi ho aggiunto della frutta ben tagliata, ho zuccherato il tutto e poi me la sono rimirata. Ma il gusto non l'ho ancora ben capito ed ora sono qui che mi domando: ma questa poesia andava messa al forno oppure nel frigo? Forse ho capito male e queste quattro righe si servono a temperatura ambiente e senza tante storie. Se a qualcuno piace, meglio così, ma chi vorrà soltanto criticare? Provi a scaldare nel microonde il mare e poi vediamo se ne sarà capace. Per ora attendo risposta e me la godo. E se volete ridete pure dei miei versetti. Fate come vi aggrada e buonanotte. Sognate, ma seriamente. Ma intanto mi domando, ma i sogni vanno serviti caldi, freddi o surgelati? Ma questa poesia ha sempre avuto molto successo, perché in effetti è tutta strana, però i poeti possono permetterselo. Questa è l'ultima lettura che faccio delle mie ricettine. Un consiglio spassionato. Cari amici, ora vi spiego come faccio ad impanare. Non mi serve usare un uovo, basta solo il pan grattato. Quindi passo cotoletta, pesce oppure mozzarella. Poi su olio freddo aggiungo questo cibo che cucino. Niente fritto, per favore. Finché tutto viene cotto sopra, sotto e rosolato. Calorie ce ne son meno perché è solo un po' di pane, ma vedrete com'è buono tutto ciò che preparate e che gran soddisfazione quando tenero e fragrante sarà il cibo presentato. Auguroni allora a tutti e una buona impanatura, ben sapendo che ogni giorno c'è qualcosa da imparare, meglio ancora da impanare. Sempre continuando con i miei libri, come ho detto, l'appetito viene mangiando, è vero. A un certo punto ho scritto dei racconti e anche di questi ho pensato: cosa ne faccio? Farò un libro. E il libro che ho intitolato Semplicemente. La dicitura dice poi: racconti bonsai narrati da una mente semplice in modo un po' surreale tra fantasia e poesia. Questo è, ci sono dei racconti veramente surreali che bisogna leggerli per capirli solo alla fine, perché sono anche gialli, e poi bisogna rileggerli per capirne il vero significato. E infatti la mia dicitura è questa. Dedico questo libro alla fantasia, nostra alleata e nostro ossigeno, alla quale ci affidiamo per svolazzare senza freni tra gli intrecci dei momenti amari. Ecco, e ci sono questi racconti brevissimi, anche di una pagina e mezza, però ad ogni racconto ho abbinato la poesia che più o meno è verte nello stesso tema. Sono stata premiata al Salone del Libro di Torino per questo libro come scrittrice dell'anno e mi è piaciuto anche riceverlo. Comunque fa parte sempre ormai del mio essere scrittrice, per caso. Questo invece è un libro che ho avuto come premio per le mie poesie e anche questo è un bello orgoglio, perché non capita spesso che qualcuno come premio ti pubblichi un libro. Libro che ho intitolato Tra vita e vite, perché quando si è trattato di decidere quali poesie avrei voluto pubblicare in questo libro che mi veniva offerto come premio, non è stata facile la scelta. Quindi ho optato tra le poesie della mia vita e le vite, perché anche ho trattato temi generali. Comunque anche questa è stata una bella soddisfazione che mi sono trovata ad avere. E ho scritto infatti: ogni poesia contiene filamenti del nostro essere, del nostro mondo, del nostro pensiero,
In generale, spremendo il cervello, ci ritroviamo in un contesto unico che si inventa di momento in momento, diventando per noi vita. Tra vita e vite. Ora arriviamo all'ultimo mio libro che ho pubblicato con la Aletti Editore, Gioco e Tormento. Ora qui posso spiegare anche il perché di questo titolo. Naturalmente il titolo è la sintesi della vita di tutti, gioco e tormento. Chi non subisce questo? E quindi si va a concretizzare il pensiero di ognuno di noi. Ci sono dentro qui poesie, però in maggior parte ho voluto considerare, riconsiderare e far considerare dei testi di canzoni che sono particolarmente amari, scritti da Vincenzo quando cominciava a capire che la sua vita era sempre stata sfortunata, non aveva avuto la possibilità di trovare alternative al suo lavoro, alle sue passioni, alle sue prerogative, alle sue qualità. E quindi ho voluto analizzare più nel profondo questi suoi scritti, perché contengono tanta amarezza. Ecco qui il tormento. Poi nel finale ho cercato di alleggerire la cosa, scrivendo alcune mie poesie, alcune dedicate a lui, sempre amare sono, ma poi alcune un po' più allegre per dare un po' di morale a chi le ascolta e per finire un po' con leggerezza, perché anche leggerezza, la leggerezza ci serve nella vita. Questo è il libro, comunque, Gioco e Tormento. Questi siamo sempre noi due disegnati da Vincenzo nel nostro abbraccio iniziale di cui ho parlato, fotografati da mio fratello. Avevamo un poster bellissimo e da lì Vincenzo ha sempre ricavato questo disegno di noi due abbracciati in tante versioni. Allora, qui c'è per esempio, io ho scritto a Vincenzo la mia ultima lettera. Dimenticavo di dire che in questo libro c'è la prefazione di Alessandro Quasimodo, che parla di me, di come ho scritto, di come ho amato Vincenzo, di noi due nella nostra vita, che è stata sempre solo coronata da grande amore. E sarebbe da leggere, ma non posso leggere a brani, dovrei leggere tutto il brano intero e non posso farlo. Facendo seguito a tutte le lettere che gli ho scritto nel mio libro, quando sono riuscita a fare sì che Vincenzo avesse il museo a Vico del Gargano, gli ho scritto l'ultima lettera. Lettera di Marilena a Vincenzo. A Vincenzo di Lalla, Museo, via Castello 51, Vico del Gargano. Mio carissimo, approfitto del titolo della poesia a cui stavi lavorando in ospedale nei tuoi ultimi giorni di vita ed uso la stessa frase per scriverti quella che sarà la mia definitiva lettera. Credo proprio che non avrò più motivo di farlo perché ora ti sto comunicando che in questa sede resterà la tua vita, per sempre ed in eterno. Sì, mio caro, da tempo avevo chiesto alle istituzioni di darmi dei locali per poter approntare un museo a te dedicato, ma non se ne sono trovati di adatti. Allora io ho provveduto personalmente a procurarmi il locale perfetto e degno di te, della tua bravura, del tuo impegno. E così io, più forte della sfortuna stessa, ho fatto in modo di concretizzare il mio sogno. Eccolo qui, Casa degli Artisti, Vincenzo di Lalla, via Castello 51, Vico del Gargano. Chi non ti ha mai conosciuto, su mio invito, comincerà a farlo. E poi, ne sono certa, quando incomincerà ad approfondire la conoscenza attraverso le tue poesie, i tuoi racconti, le commedie, le canzoni, i brani di musica classica ed anche i tuoi disegni, ti amerà e anche se io non ci sarò più, godrò di riflesso al plauso che ti tributeranno tutti, dico tutti.
Qualcuno, sono certa, mi ringrazierà, perché solo la mia tenacia, la mia stima per te come artista ed il valore dei tuoi lavori daranno lustro perfino a me, che contro tutto sono riuscita a trasformare le cose. C'è proprio la tua poesia premiata a New York, tradotta anche in inglese, che dice: la natura ha investito sull'uomo anche per la propria eternità. Non è l'uomo che crede in Dio, ma Dio nell'uomo. Non è in chi l'adora che Dio crede, ma in chi, contro tutti, riesce a trasformare le cose. Belle queste brevi e semplici parole, e io voglio credere che tu abbia pensato a me, scrivendole. Del resto, che dire del testo ultime righe? Forse, dato che non ci sei più da 25 anni, puoi averlo dimenticato. E siccome per me è dolcissimo e tragico, voglio fartelo leggere. Ultime righe. Diventato la canzone, la tempesta è vicina. Sono solo in capo al mondo e l'uragano incalza. La strada è senza uscita e correre non serve. Il cerchio si restringe, i tuoni mi sovrastano, ma riderò della morte finché questa non mi farà smettere. E correre non serve, è amarissima, in quanto eri tutto paralizzato. Ciao, caro Enzo, la mia casa sei tu, Marilena. Mi sto facendo tanto male in questo momento e non so se andare avanti a rielaborare alcuni tuoi testi particolarmente ispirati e soffrire ancora insieme a te per la tua triste storia. Non sono mai nato io qui. O chiudere con il passato. Devo però ammettere che anche rileggere le poesie che mi hai dedicato mi fa fare salti pindarici. Ma poi la caduta è ancora più dolorosa. Posso ricordare, ad esempio, quando cominciavi a prendere atto che la fortuna non ti aiutava mai, proprio mai, e a lei ti sei rivolto. Madre fortuna, madre fortuna, il vecchio fanciullo, tradito nei suoi patti, stremato nelle forze, si è dissolto. Gravitava sulla schiuma di un'onda vagante in un pozzo. Le unghie non reggevano più alle pareti. Gli è caduto il cuore dagli occhi, sua prima, ultima lacrima. Un mare annegato in una fossa. Non voleva corde, non cercava scale, ma un muro meno viscido. Se n'è andato con decoro, e tu non c'eri. Nelle tue poesie e nei versi delle canzoni riesci ad esprimere quasi integralmente i travagli del tuo animo, i tuoi dolori, e li hai focalizzati con intensità. Per questo ora vorrei commentarli, seppure in minima parte, approfittando di questa mia ultima comunicazione. Hai avuto anche momenti felici, se non addirittura comici, ma i tuoi rimpianti sono più forti e mi violentano tuttora. Scherno allo scherno. Ho usato troppo questo sacco sporco, ora è degno solo di avvolgere un cadavere. Il mio respiro è come la sabbia in una clessidra che si svuota verso l'abisso. Ma riderò della morte finché questa non mi farà smettere. Questa frase reiterata chiude spesso i tuoi versi. C'era un'altra canzone alla quale stavi lavorando nel tuo periodo crudelmente oscuro e tragicamente presago. Reggi un po'. Reggi un po' questo regno che non sta più su. Cade giù,
ogni giorno sempre un po' di più. Sbanda e va come un ubriaco qua e là, forse sa che la fine presto arriverà. Era leggero come un'idea, come un bel sogno di gioventù. Poi il testo continua, nella canzone. Sapevi purtroppo che dietro l'angolo ti attendeva la fine, ahimè. Un'altra canzone che ti svela completamente, mi strugge per la potenza del testo e per la bellezza della musica, e te la voglio proprio ricordare. Fantasmi e polvere. Fantasmi e polvere sono i giorni che mi invento e come rapide di un fiume fuggono. Sognare è semplice, sulle raffiche del vento confidare la mia vita e ridere. Fantasmi e polvere sono i giorni del mio tempo per drogarmi di illusioni e vivere. Sognare è semplice, in un vuoto senza tempo mi divora questa vita dentro me. Fantasmi e polvere, il nemico è nascosto nel respiro, nella mente, nei tuoi occhi, nell'amore. L'inerzia dei giorni è il mio infinito. Un testo così, con una musica altrettanto drammatica, originale e struggente, mi scombussola ancora e quando l'ascolto piango. Quante speranze, quante illusioni ci eravamo fatti, conoscendo le tue qualità, l'originalità, la fantasia e la bellezza di quello che scrivevi, di quello che componevi. Ed invece poi tutto si frantumava, tutto, per qualche intoppo si fermava ed i piani belli e suggestivi che sembravano avvicinarsi finivano sempre miseramente. Finché sei vissuto, durante i 36 anni passati insieme, siamo passati da rose e illusioni, come detto, e poi alle tragiche delusioni. Abbiamo avuto però una fortuna. Il nostro amore è sempre cresciuto con noi negli anni e ha attutito le amarezze del vissuto. Questo nostro amore continua ancora a camminare ed anzi posso ricordarti che mi hai scritto «Ed io cammino in te». Ed è proprio quello che la tua lungimiranza aveva preconizzato. Io sto facendo esattamente questo. Coi tuoi lavori partecipo a tanti concorsi e ne ho soddisfazioni e premi importanti in Italia e all'estero e continuo strenamente a fare conoscere il più possibile le tue meravigliose opere finite e non. Affermazioni continue e giudizi entusiastici mi danno il coraggio e la forza di continuare a presentarti ed ora addirittura a darti un museo. Resterà per sempre la tua casa ed io posso dire, ripetendo un tuo verso, la mia casa sei tu e questa è la mia realtà. Ricordi la nostra canzone delle tue illusioni? Tu mi accompagni con l'organo dopo aver tanto studiato e riprovato il tuo stesso accompagnamento ed io canto con i mezzi domestici di allora, però è tutto dolce e piacevole. Delle tue illusioni non so, delle tue speranze non so, ma anche tu, forse come me, non hai scelte avanti a te. Vieni sul mio scoglio e per te la sirena forse verrà e con un incantesimo l'orizzonte schiarirà. E se d'un tratto io poi ti dirò c'è una zattera che aspetta a noi, vuoi navigare insieme a me? Non mi dirai di no. Se parliamo del nostro amore, non finiamo più. Era tanto grande e pensavo che Dio non avrebbe permesso che qualcosa ci separasse. Invece, con crudeltà, siamo stati divisi. Ho scritto anche il testo di una canzone con queste righe. Per favore, dimentichiamo che a Milano ci siamo divisi e la nostra storia d'amore un giorno qualcuno racconterà. La musica naturalmente è tua. Io posso cantare sempre e solo musiche tue, perché ho sempre l'impressione che se canto il brano di altri mi succeda qualcosa di brutto.
Lo so che è una considerazione priva di ogni fondamento, ma a me dà piacere sapere che sono ancora legata a te. Perché beato? Trovata nell'agenda febbraio 1996, il 22 marzo 1996, la fine. Perché beato? Beata la luce che ti rischiara, amore. Beato il buio che ti avvolge, amore. Beato il mondo che ti vede, amore. Beato il vento che ti accarezza. Beato me se tu mi ami, amore. Non c'è differenza poetica tra le tue poesie e i testi delle canzoni. Sono sempre originali, nuovi e dolci amari. Portato come eri a difendere te dalla tua vita stessa e gli altri dai soprusi vari, hai voluto dedicare una canzone anche a Enzo Tortora, che in una commedia che stavi preparando, Lo spazio e il vuoto, lo rappresenti con un pugnale conficcato nello stomaco e lo assimili anche al teatro stesso, che per te rappresentava più che mai dolore, in quanto non ti dava gli sbocchi sperati. Ma dove si possono sentire tali parole, corredate poi da una musica tragicamente sbalorditiva? Eri grande in tutto, per tutto, ed impareggiabile. Mi presento come sono, sempre vinto, mai arreso. Il vento non si afferra, ma col fiato puoi sporcarlo, come fai con il mio nome, come fai con la mia vita. Hai schiaffeggiato tu il mio cuore, tutto il mio passato, hai depredato la mia dignità, tu che mi hai pugnalato, inseguendo delle ombre, rivedrai nella tua notte come limpido il mio nome. Mi presento come sono, sempre vinto, mai arreso. Ma non ho più le difese. Queste accorate righe comprendono un dramma ingiustificabile, inflitto impunemente ad un essere umano, e non si potrà mai più cancellarlo. Sto scandagliando il tuo percorso, caro Enzo, e come per il passato, in momenti particolari, ho affidato alle mie missive l'importante compito di supportarmi. Ora è uno di quei momenti coinvolgenti più che mai, ma lo sto facendo per poterti lasciare nel mio museo, nel tuo museo, scusami, con qualche nota in più su ciò che sei stato e che sarai. Bravo comunque, sempre. Quando leggo Ucciso dalla vita o vengo dal nulla per essere nessuno, soffro talmente tanto che devo cercare di addolcire e difendere le tue capacità. Hai anche scritto in una canzone, io chi sono, non so, rubo l'aria, lo so. Tutte queste tue esternazioni mi fanno male. Allora penso alle tue dediche dolcissime, dove l'amore dà la vita ad entrambi e riesco a superare lo sgomento. Quante canzoni con frasi, trovo che sei tu, d'ogni cosa il più, tutto il resto c'è e non c'è. Oppure, pare che sia stato anch'io bambino, innocente come a quell'età. Pare che abbia amato tante donne, ma una sola nel mio cuore c'è. Quindi leggo l'ultima poesia che c'è scritta, che ho dedicato, che Vincenzo ha dedicato a me, a Marilena. Nei miei poveri sogni tu viaggi leggera e inconsapevole. Tu sei testimone della mia vuota e solida speranza. Non sai quello che io so però, che mai la natura può tradire le sue leggi e che la felicità non ha schemi prefissati dal cielo. Aspetta e
e nell'eternità mi rivedrai e saremo compiaciuti di noi stessi. Posso chiudere con queste righe, che sono il testamento spirituale che mi ha lasciato. Devo farti rileggere il testamento che mi hai lasciato e che sono certa non ricordi più. Per te ha galoppato il tempo della mia tremenda vita, dei sogni irrealizzati, della gioventù sprecata, delle promesse al vento, del mio lavoro vuoto, dei miei infiniti stenti, delle tante inutili speranze, della mia fede nel futuro, del mio talento, della mia costanza, della mia onestà. Ho dato l'anima per nulla, ma quel poco che ho realizzato è per te. Queste tue commoventi e tragiche righe nel finale diventano riversate da me a te, in quanto anche ciò che io ho realizzato è per te. Due vite, un amore. Questa è la sintesi di quanto Vincenzo ed io abbiamo vissuto, passato insieme. E anche se lui fisicamente non c'è, c'è sempre ancora, vicino a me, mi accompagna, mi indirizza, mi fa seguire la strada per far continuare a restare nell'aria la sua voce, il suo cammino, il suo dolore. Ma il sentimento non ha mai fine e su questo faccio continuare la mia vita, che ho dedicato interamente a Vincenzo, dai 18 anni in su. Tutto per me è girato intorno alla figura di Vincenzo, il grande artista morto immeritatamente sconosciuto, ma che ora sta per essere riscoperto e spero per sempre.